Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Chi lancia esche artificiali in mare avrà almeno per una volta provato a confrontarsi con quello che è il predatore più ambito dai pescatori dello stivale. Non azzardo se dico che non c'è pescatore a spinning che non abbia almeno per una volta provato a catturare la regina delle coste italiane, la spigola. Via. Io stesso, quando iniziai ad avvicinarmi a questo meraviglioso mondo, cercavo avidamente informazioni su quali fossero i momenti propizi per la cattura della spigola, quali fossero gli spot, le esche e le modalità di recupero più consone per la sua cattura. Ma dopo tanto tempo ho capito che le informazioni più importanti provengono dall'esperienza. Chi frequenta il mare tutto l'anno impara a conoscere lo spot, quale tipo di foraggio è presente, che tipo di vento può fruttare di più e quale frequenza d'onda può essere più redditizia. In questo canale ho dedicato diversi video all'approfondimento del comportamento dei predatori costieri, quali il serra e la stessa spigola. E magari alla fine di questo episodio dategli un'occhiata, però con una sola premessa, che tutte le informazioni che troverete sono il frutto della mia esperienza in riva al mare. Magari traetene spunto senza considerarle regole assolute, perché ricordatevi sempre che l'unico vero maestro può e deve essere solo lo spot che frequentate. Detto questo, oggi voglio affrontare un discorso molto chiacchierato, quello relativo al colore delle esche artificiali. Il mercato oggi può destabilizzare perché offre un'infinità di esche dai colori più disparati, e dalle comuni riproduzioni del pesce foraggio, quali magari il cefalo o la sardina, a colori molto acidi, quindi in netto contrasto con quelli tipici dell'ecosistema marino. E come orientarsi in questo arcobaleno di colori quando il target è la spigola? La risposta è dipende, perché dipende da tanti fattori. Io mi oriento secondo questi principi. Colori naturali, di giorno comunque in condizioni di mare calmo e acqua cristallina, e colori acidi in condizioni di scarsa visibilità. E a tal proposito voglio mostrarvi qual è la restituzione della luce di queste due varianti in acqua. Ma se questa regola vale per tutti i predatori, quando si parla della spigola bisogna considerare alcuni elementi ulteriori. I momenti in cui questa si comporta da predatore e non da grufolatore, i punti in cui è possibile trovarla, i sensi di cui si avvale nella caccia e le modalità con cui questa si ciba. Andiamo con ordine. Quando è possibile incontrare la spigola? Se è vero che la si può intercettare anche a Ferragosto con il sole alto, l'acqua cristallina e il mare molto calmo, ed è anche questo ciò che rende la pesca così affascinante, è anche vero che vi sono delle finestre di tempo in cui il suo incontro diviene più probabile, per esempio i crolli barici, che diventano dei momenti molto propizi e che spingono, in cui magari il pesce foraggio viene spinto a riva e di cui la spigola si nutre. Perché le perturbazioni muovono il mare e determinano l'attivarsi della catena alimentare, di cui i predatori costieri, quali il serra, la spigola, occupano le postazioni più elevate. Quindi queste rappresentano un'ottima opportunità per procurarsi, insomma, per procacciare del cibo che la spigola puntualmente sfrutta. Ora, individuati i momenti in cui è più probabile intercettarla, veniamo alle modalità con cui la spigola si ciba.
Salvo rare eccezioni che contribuiscono a confermare quanto la pesca non sia una scienza esatta, la spigola, a differenza magari del serra, non ama lanciarsi all'inseguimento delle sue prede, ma attende loro degli agguati. Si apposta sul fondo o magari dietro un ostacolo, attende che la sua preda passi e quando è il momento sferra il suo attacco. Questo accade per una regola legata alla sopravvivenza che impone la ricerca del massimo risultato con il minimo sforzo possibile, cioè le energie che può garantire una preda non devono mai essere inferiori o uguali a quelle spese per catturarla, perché se così fosse il predatore sarebbe destinato ad una morte veloce. Per questa ragione la spigola si posizionerà nei punti meno influenzati della corrente in attesa che questa trasporti qualche preda. Chiarito anche questo aspetto, bisogna individuare i terreni di caccia della spigola. E su questo il vantaggio è notevole perché ogni ambiente può essere quello giusto in cui incontrarla. Dalle foci, passando per i porti, le scogliere, gli spiaggioni, perfino all'interno dei fiumi che risale alla ricerca di cefali e di altri pesci. Naturalmente in ciascuno di questi ambienti la sua ricerca non sarà affidata al caso, ma conoscendo le sue abitudini nella caccia, in cui assume un comportamento statico, bisognerà lanciare nei punti tangenti ai canaloni paralleli o perpendicolari alla riva. E ora veniamo all'ultimo punto, quali sono i sensi di cui si avvale nella caccia? Sicuramente la vista gioca un ruolo determinante nell'individuazione delle prede e in condizioni di buona o anche scarsa visibilità il colore dell'esca può fare la differenza tra uno strike e un rifiuto. Ma in condizioni di forte torbidità, come può essere magari l'area adiacente alla foce di un fiume a seguito di una piena, la vista, la spigola può avvalersi solo della vista per l'individuazione appunto delle prede? Ovviamente la risposta è no, perché l'evoluzione l'ha dotata di un altro senso, visibile sui fianchi, la linea laterale, composta da recettori che sono sensibili al movimento in acqua. In pratica la spigola, anche al buio, in condizioni di visibilità quasi nulla, riesce ad individuare una preda, a distinguerla magari tra prede inanimate, oggetti inanimati, riesce a carpirne la provenienza, la direzione verso cui questa si muove, la velocità con cui si muove. Va da sé che con queste premesse, in questo tipo di condizioni, il colore dell'esca gioca un ruolo a dir poco secondario, perché è probabile che in condizioni di estrema torbidità la spigola si accorga del colore dell'esca solo quando questa è già nella sua bocca. Pertanto, avere coscienza di questo aspetto ci porterà a fare scelte più oculate, perché può avere poco senso una rotazione continua di colori nella stessa pescata, ma potrebbe essere più vincente l'idea di concentrarsi sulle caratteristiche di una determinata esca e scegliere quella che in quel momento, in quel determinato spot, offra le vibrazioni giuste perché possa stimolare l'aggressività di una spigola. Questa consapevolezza ci porta ad essere più efficienti in pesca e a giovarne sarà anche il nostro portafoglio. Per concludere, il colore dell'esca è importante, spesso è fondamentale, ma a condizione che non si sottovalutino tutti gli aspetti, tutti gli elementi del comportamento della spigola che ho analizzato in questo video e che magari proverò ad approfondire in futuro. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo episodio, questo tipo di format, se volete che ne approfondisca qualche altro aspetto. Vi ricordo che in descrizione troverete un po' di link, primo fra tutti il mio libro Il buio senza voce, poi ci sono altri link che rimandano magari ai prodotti che utilizzo di solito, c'è anche il mio canale Patreon qualora vogliate sostenermi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, attivando la campanellina per poi non perdervi gli episodi che verranno. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi ritrovate con queste magari queste informazioni che vi ho dato, che sono frutto della mia esperienza. E noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca. Ciao!